Ma buongiorno bagai, benvenuti in questo video, sono Roberto Il Maggio, oggi sto preparando la mia attrezzatura per partire per fare un piccolo viaggio, 2 giorni là fuori all'avventura, volevo condividere con voi cosa mi porterò per il mio viaggio. Innanzitutto vediamo come ho assettato la mia specialissima. Sarà un viaggio molto light, quindi porterò l'indispensabile e quindi anche come sacche mi sono attenuto allo stretto necessario. Ecco qua, innanzitutto ho messo questa sacca sottosella che adesso dovrò riempire con tutto quanto ho preparato e che ho ben assettato qui. Ho messo in più anche un velcro per tenere ben chiuso questa striscia che rischiava di toccarmi nelle gambe e di darmi fastidio. Sotto ho fissato un copertoncino che durante il viaggio potrebbe sempre servire e qua dentro poi vedremo cosa mettere. Qui ho alloggiato invece il mio sacchetto porta attrezzi in caso di forature e poi ho aggiunto questa sacchetta che ho trovato in garage, roba vecchia. Ecco, devo dire che i colori sono un po' vari, però è un viaggio dove badiamo alla sostanza e abbiamo un po' accantonato quella che è la sciccheria. Ecco, qui voglio sostanza, quindi mi sono messo questo sacchettino qua, questa borsetta qua che vedete, però qua ci voglio mettere le cose indispensabili che possono servire al momento senza dover andare a rovistare dentro nella sacca posteriore. Quindi quello che è il mio bikepacking è relegato in queste due sacche, tutto sarà qua dentro. Davanti, oltre ovviamente al navigatore, ho montato anche un bel faro perché partirò di notte e quindi sarà indispensabile avere un faro potente, bello, questo della Sunfire. E dietro invece ho alloggiato anche il faro posteriore, lo vedete qua in questa feritoia qui, che sperimenterò per la prima volta questo tipo di sacca in questo viaggio. Sperimenterò per la prima volta anche il navigatore. Ho caricato le tracce grazie agli amici Alessandro e a Matteo, però non l'ho mai usato, quindi forse arriverò a fine del viaggio. Camera d'aria e pompa sono state alloggiate qua in questo angolo per permettermi di avere entrambi i portaborraccia liberi e quindi di poter viaggiare sempre con 2 borracce che mi permettono in qualsiasi situazione di avere un buon carico d'acqua, importante in queste giornate calde. Dopo aver allestito la bicicletta con le sacche da portarmi durante il viaggio, vediamo ora insieme dentro a quelle sacche cosa metterò e cosa mi porterò in viaggio. 3 giorni che ci penso, sono sicuro che una volta partito, no, mi è rimasto a casa qualcosa. Dai, ma spero anche di no, sono del segno dei pesci, perfettino. Quindi partiamo da quello che mi metterò durante il viaggio. Occhiali, parto di notte, quindi lenti chiare e mi porto anche lenti scure per quando salirà il sole. Fascia cardiofrequenzimetro, importante per avere un riferimento sempre su quanto sto spingendo per evitare di far cazzate. Giubbettino, anzi pretelle, porto catari frangenti per la notte. Divisa ufficiale, maglia e pantaloncino, maglia di rete da tenere sotto perché mi tiene sempre asciutta la pelle. Fazzoletto che ho sempre con me, bandana per quando arriverà il sole, guantini perché ovviamente non voglio in nessun modo rischiare di pelarmi le mani nonostante che arriverò con dei segni di abbronzatura paura, calzini un modello vecchio ma sono abbastanza larghi e quindi non mi stringeranno, cappellino per quando arriverà il sole, doppia borraccia e quanto serve per alimentarsi, quindi porterò una serie di gel, delle barrette così random, le butto dentro e poi vediamo, giusto per avere sempre qualcosa con me. Qui ho piccolo beauty per l'igiene personale, dentifricio, filo interdentale, deodorante, schiuma da barba, lametta e una crema per essere bellissimo. Denaro, porto alcuni attrezzi minimal per fare piccole sistemazioni, quindi fascette, nastro isolante, una forbice, alcune spille. Qui c'è l'attrezzatura in caso di bisogno impellente, carta igienica, fazzolettini, salviettine umidificate, cerotti, di tocco, mai dovessero servire. Poi porto quella che è l'attrezzatura che mi servirà per fare le riprese, quindi ho una serie di power bank, ho un po' di cavi per ricaricare, la videocamera, la action cam, qui ho ancora un power bank, altri 2 power bank. Casco a cui ho fissato sopra anche
una luce in più. Perché una luce in più? Perché parto sì con una luce anteriore bella potente, ma mi è già capitato in altre occasioni che la luce ha dei problemi, quindi parto con doppia luce. In caso ho quella sul casco, che è anche utile nei momenti in cui devo girarmi per controllare qualcosa durante la notte, cartelli vari, piuttosto che mi potrebbe servire se dovessi intervenire sulla bicicletta, dover fare qualcosa, utilissima. Quindi questa, fino a che ci sarà luce, rimarrà lì sopra. Poi conto di toglierla per non avere troppo peso sul casco, che poi ora della fine mi tira morello. Proseguiamo con giubbettino per in caso di pioggia. Questo è il sacchetto che normalmente ho con me sempre, 4 soldi così che possono servire al momento, un paio di guanti, l'immaginetta della Madonna di Ghisarlo che va sempre bene e un documento di identità rifatto che comunque sia sano se mi trovano per strada chi sono. Qui dentro porterò del riso pronto, che non è ancora pronto, però è riso, però non è ancora pronto, calze, mutande e maglia intima da cambiarmi, una magliettina, quella della Marina Romoli, che porta sempre bene, un paio di pantaloncini e le ciabatte. Porterò solo queste, quindi sui mezzi viaggerò in ciabatte. No, non sono da ciabatte, non mi sono mai messo ciabatte in vita mia per andare in giro, io scarpe, però questa volta è un'avventura, quindi l'avventura è qualcosa che ti spinge ad uscire fuori dagli schemi. Questa volta usciamo fuori dagli schemi, ah che bello. Certo, uscire dagli schemi comporta il fatto che ti devi spingere fuori dalla tua comfort zone, ed è quello che voglio cercare con questo viaggio. Uscire da quella che è la mia zona di sicurezza e provare ad andare oltre, alzare un po' l'asticella. Quindi è forse la prima volta che parto in solitaria per un viaggio di 2 giorni, anche se ho già fatto in altre occasioni distanze lunghissime, insomma sono arrivato a 1600 km in 3 giorni, però ogni volta che parti con cose nuove, paure nuove, e quindi questa volta si va così, insomma. Dove andrò lo vedrete nel prossimo video, non mi rimane che mettere tutta questa roba o parte di questa dentro nelle sacche, preparare la mia bicicletta e prepararmi ad affrontare il mio viaggio. Ma aspetto sotto nei commenti di sapere cosa avreste aggiunto voi a quanto mi sono portato, che potrebbe essere utile poi per chi andrà a affrontare il suo prossimo viaggio. Vi faccio un caro saluto, vi aspetto nei prossimi video, se vi è piaciuto come sempre lasciate un like, se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al mio canale, che iscriversi al canale di Roberto Il Maggio è cosa buona e giusta. Ci vediamo nel prossimo, buone pedalate a tutti. E come disse l'amico Vincenzo Nardiello dopo aver perso alle Olimpiadi di Seul contro il coreano, ragazzi qua sono uccelli senza zampe.